E dopo gli arresti a seguito del fallito golpe comincia il repulisti in Turchia. Quasi 3.000 finora le persone arrestate, mentre i morti sono oltre 160, la maggioranza da ascrivere alle forze lealiste. In tutto il paese sono in atto arresti e molti ufficiali stanno in queste ore venendo sollevati dagli incarichi. Il repulisti del presidente Erdogan continua anche in altri ambiti. Il massimo organismo turco di controllo dei magistrati e procuratori ha rimosso 2.745 giudici in tutta la nazione. L'accusa è quella di avere rapporti con il religioso Gülen, un tempo alleato di Erdogan, ora suo acerrimo rivale. Quello che è accaduto è un'ombra nella storia della Turchia moderna, ha detto il premier Binali Yildirim a proposito del golpe. I militari infedeli accusavano fra l'altro Erdogan di aver abbandonato il cammino laico per arrivare a introdurre la legge islamica nel paese. Ora la reazione del presidente potrebbe essere durissima e l'epurazione nella magistratura ne è una prova. La pena di morte, ad esempio, è stata abolita, ma lo stesso Yildirim ha ventilato che si potrebbe discutere della messa in atto, in caso di eventi straordinari come un golpe, di misure speciali. E di questo si potrebbe parlare nella seduta straordinaria del Parlamento. Ankara ha anche chiesto l'estradizione di quegli ufficiali riparati in Grecia che hanno domandato asilo politico. Per la Turchia però sono solo criminali golpisti e per questo andrebbero processati in patria.